Ciao a tutti amici di EveryEye, un salutone dal vostro Green, altra player prediction. Sono molto contento, vedo che mi lasciate molti commenti, vedo che vi piacciono, per cui andiamo avanti. Mi pare che qualcuno mi abbia chiesto Carlitos Tevez e allora oggi parliamo di lui. Un giocatore che a me, calcisticamente parlando, piace veramente tantissimo. Quando la Juve l'anno scorso l'ha preso, ho rosicato parecchio, perché l'hanno preso per tre noccioline e secondo me era un giocatore che avrebbe fatto un gran campionato e così è stato. 48 partite per lui in stagione fra Serie A, Champions, Europa League, Supercoppa, Coppa Italia, ben 21 gol e 10 assist per questo attaccante che può coprire diversi ruoli perché può fare la seconda punta, anche l'ala a volte o anche la punta da solo, per cui veramente un attaccante polivalente, una carta con un overall già in FIFA 14 molto alto, 86 di overall con 81 velocità, 85 tiro, 77 passaggio, 84 dribbling, 56 difesa, 72 colpo di testa. Per lui ben due in form quest'anno ed un team of the season veramente devastante. Io l'ho provato ed era una carta mostruoso. E allora parliamo di qual è la mia prediction. Io aumento l'overall di un punto. Spero in bene, nonostante lui adesso abbia 30, quindi dovrebbe avere 31 anni l'anno prossimo. Di solito è la fase calante dei giocatori e quindi l'EA abbassa anche gli overall. Però, cazzo, ragazzi, 21 gol, 10 assist. Veramente, c'è 19 gol in Serie A in 34 partite, sono tantissimi. Come fai ad abbassare l'overall a un giocatore del genere? Per cui io ho aumentato l'overall di un punto, vado ad 87. Aumento la velocità di un punto, anche questa, 82. Secondo me dovrebbe avere molto più sprint rispetto a quello che ha la carta normale, perché la carta normale ha 79 di sprint e 84 di accelerazione. Il tiro, ecco, il tiro l'aumento di 2 punti. Questo è quello che io aumento di più. 87 di tiro dovrebbero, secondo me, aumentargli sicuramente l'effetto, perché lui adesso ha 77 e non è un valore che rispecchia la realtà, sinceramente. Il passaggio, anche questo, lo aumento di un punto, lo porto a 78, in virtù del fatto che lui già comunque abbia un 84 nei passaggi corti e un 82 di visione di gioco, che sono molto alti come valori. Se andiamo a parlare del dribbling, anche qui io aumento di un punto perché lui già ha 87 nel controllo palla e 83 di dribbling, per cui secondo me vale la pena di aumentare anche qui giusto giusto di un punto soltanto. La difesa la abbasso di un punto, vado a 55. Il colpo di testa lo alzo fino a 73, anche qui un punto. Diciamo un aumento leggero che però in generale è un miglioramento sostanzioso. Work rate lascerei giustamente alto alto perché mi pare che lui sia comunque un giocatore che segue l'attacco ma va anche in difesa a centrocampo a prendersi il pallone tranquillamente. 4 stelle skill, non so se qui forse faranno il downgrade. 3 stelle sul piede debole, mi pare che ci siano tutte tranquillamente. Questa è la mia prediction di Tevez. Come sempre, andiamo avanti così, ragazzi. Lasciatemi tutti i commenti che volete se la prediction vi è piaciuta. Se invece voi pensate che faranno il downgrade a Tevez, nonostante la bella stagione che ha fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, come sempre, la qualità. Ciao belli.